La sensazione che ho adesso è che dovevamo vincerla perché loro facevano fatica un po' a starci dietro. Perciò quando ci capitano queste occasioni dobbiamo vincerla. E poi dopo magari, ripeto, siamo qualche giocatore tende ha speso tanto, Tabashi è arrivato cotto, bianco, cioè abbiamo un po' di gente che va ricaricata per me. Adesso credo si ricaricheranno perché erano in difficoltà, sono squalificati però. E niente, per me è una grande occasione persa, però i giocatori hanno fatto una partita bella al primo tempo soprattutto, dove hanno trovato giocate, cose. Però adesso c'è una sosta importante per noi, bisogna tirare una riga, capire bene tutte le cose e metterle a posto. Adesso c'è il momento che siamo dentro un frullatore, siamo stati, partite, prepara una, prepara due, tante volte magari vedi le cose con meno obiettività, adesso bisogna staccarsi un po' e capire bene come possiamo aiutare questi ragazzi che sono veramente bravi. Ecco, ha detto un bel primo tempo con tante occasioni da gol per la sua squadra. Nella ripresa, invece, la squadra è calata un po', merito anche del Bari, o erano finite le energie? Non lo so, vediamo, la rivedo e poi te lo dico. Rimane un po' a rammarico, mister, perché c'è sempre quella sbavatura che poi costa tantissimo, vero? Sì, quei 3 secondi che parlavamo l'altro giorno, iniziano ad essere 10. Che sui calci piazzati dobbiamo essere più attenti, bisogna essere più concentrati. Abbiamo preso tanti gol, magari oggi prendi gol sul primo, se non prendi gol sul primo magari sulla sfilata, bisogna essere un pochino più attenti. Alzare quell'agonismo là è una cosa che comunque stiamo pagando in un modo per me esagerato. Tempo era attaccato molto sulla scenetta con i cambi di gioco, anche perché il loro terzino accentrava, lasciava Pirano molto libero. Tanto è vero che nel secondo tempo è passato a tre e Pirano è calato. Sono stato su una mossa tattica o è che non mancò i 90 minuti? È un giocatore che gli chiediamo tanta corsa, forse è un giocatore che ha più compito a livello di metri, perché lui quando difendiamo si deve mettere sulla linea dei 4, quando attacchiamo si deve alzare quasi sugli attaccanti, perciò è un giocatore di fascia che fa tanta strada, perciò è un po' stanco. Oggi Francesco mi è sembrato entrare di più nel vivo dell'azione, è stato anche sfortunato, no? Mi sembra che vado qualche segno Mantista è di forte. risveglio. No, non è risveglio, è un ragazzo giovane che si deve capire come è la richiesta nostra, deve capire tante cose. Ora lo step successivo è che deve fare gol, perché oggi pure di testa le cose bisogna. Però è un ragazzo, un giocatore forte. Vedrete che Mantista sarà un giocatore importante della Reggiana. Mister, a proposito di gol, girma se inizia a mettere dentro i numeri può diventare importante, no? Sì, no, è un altro giocatore che giocava in D e perciò piano piano diventerà un giocatore importante per me, perché un lungo con quella tecnica non è, ce ne sono molti, però oggi deve essere un pochino più, io lo dico a te sempre, un percorso che deve fare, ragazzo d'oro, deve essere un pochino più dentro quando non ha la palla, lui si attiva molto quando ha la palla, quando non ce l'ha non in fase difensiva ma proprio a livello di smarcamenti, oggi invece è stato molto bravo sui smarcamenti. E deve fare un passo più, però è un giocatore che diventerà importante. L'ultima cosa, Bianco chiamato in Under 21, insomma, come avete reagito a questa notizia? Una bella notizia, un bel Bellissimo. stato di, insomma, no? Siamo contentissimi. L'Under 21 è una figata, mai vista, perché ci siamo andati tutti, è un passaggio della carriera importante, uno dei più belli, perché quando giochi in Under 21, se giochi male, non ti perdonano. Quando vai quella sopra, ti danno giù. Ti mazzolano, perciò fa bene a Bianco fare questo step, perché il suo merito, perché è forte.